Oggi è stata presentata in conferenza stampa l'offerta formativa dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, la cui eccellenza è stata riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca e, per quanto riguarda la ricerca scientifica, quindi non la didattica, dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca Universitaria. Sono dati oggettivi, come dati oggettivi ed emblematici sono che un laureato in architettura di questa università sia oggi fra i responsabili del restauro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, e altro dato in altro campo significativo è che una quantità di laureati in giurisprudenza abbiano superato uno dei concorsi più selettivi del mercato del lavoro pubblico, quello auditore giudiziario, e siano diventati magistrati in un'area geografica che va dal Piemonte alla Sicilia. Questi sono i dati che testimoniano, al di là di ogni emotività, la eccellenza e la salute di questo Ateneo, sia nell'offerta didattica e nella ricerca scientifica, come anche nelle sue strutture materiali, edilizie, e nei servizi che vengono erogati agli studenti. Scegliere l'università significa scegliere il nostro futuro. Non bastano sicuramente pochi secondi durante questa intervista per andare a elencare quali sono le offerte e i servizi che garantisce l'università, ma invito i futuri studenti e le relative famiglie di far proseguire gli studi per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, poiché possano anche loro usufruire e accorgersi di quanto l'università sia prestigiosa e quanto, diciamo, possa accompagnare ogni singolo studente durante il percorso di studi e soprattutto dare una mano per affacciarsi al mondo del lavoro.